benvenuti e bentornati sul canale. Oggi nuovo video svuota la spesa di Gotà, direi una mega spesa. Piccola parentesi, sulle labbra indosso una meraviglia firmata MAC, si tratta di un Love Me Lipstick, di recente entrato nella mia collezione di rossetti. Ho fatto il back to MAC in store, infatti ho portato 6 contenitori vuoti. Si tratta di un'iniziativa per la quale, riportando 6 contenitori di prodotti in formato in taglia grande e della collezione permanente, si può avere in cambio un rossetto della linea tradizionale, ce ne sono di vari finish, oppure un Love Me Lipstick. E quindi io ho deciso di approfittare di questa formula mai provata prima. Questo è il packaging primario ed è bellissimo, e questo prugno è favoloso, me ne sono proprio innamorata. È molto scorrevole, cremoso, rimane comunque abbastanza lucido sulle labbra, si fissa bene, però si aggrappa, quindi non migra, non sborda assolutamente, e è molto confortevole, sottilissimo. Io non lo percepisco solo una morbidezza, ma non una pesantezza, per cui me ne sono proprio innamorata. Passiamo al succo del video. Allora, ti riporterò tutti i prodotti menzionati con i relativi prezzi giù in info box, quindi ti consiglio di sbirciare se vuoi qualche informazione in più. Parto dalla casa. Ho voluto provare questa carta igienica mai provata prima, si chiama Pura Sici. È da 2000 strappi, una carta igienica a 2 veli, dice classica, 6 rotoli. Non l'ho mai provata, mi sembra abbastanza compatta, i rotoli non sono insomma piccolissimi, e quindi ecco, la proveremo volentieri. Mi pare che fosse a 1,99 euro, e quindi mi sembrava abbordabile insomma come prezzo. Poi sto per terminare l'ace gentile, quindi sono tornata a prenderla. Questa è da 2 litri, è lo stesso formato che ho in utilizzo al momento. Igienizza e smacchia, è la candeggina per colorati che io aggiungo spesso al lavaggio dei colorati per ravvivare i colori, o comunque anche direttamente sulle macchioline più difficili da rimuovere, senza temere insomma che il capo scolorisca. Mi trovo molto bene, quindi la riacquisto sempre. Su questo ho applicato il 30% di sconto, perché come ogni mese sul volantino che ti mostro, eccolo qua, dice Ticotà luglio 2021, accendiamo la serata con lo zampirone, perché ovviamente le zanzare incombono. Ci sono appunto sul volantino questi coupon sconto, e io ho approfittato del 30% su Casa e Bucato, Igiene e Cura Persona e Make Up. Poi ci sono altri sconti, uno è su Verde Officina, su un prodotto Verde Officina, un altro su un prodotto Saponificio Veneziano e un altro su un prodotto Equilibra a scelta. Ovviamente rientrano in questa promozione i prodotti non già scontati. Quindi, oltre la candeggina, ho poi preso, perché ho trovato scontato, mi pare 1,79 euro, Soft Liquid Gel Lavatrice. Questo è la versione Color Safe. Io l'ho pensato un po' per tutto il bucato, non mi pare di averlo mai provato, ma lo proverò volentieri. La fragranza è molto fresca, una classica fragranza insomma di detersivo, 2,5 litri, non so se riporti i misurini, indica 45 misurini. Sempre rimanendo sui detersivi, in realtà non ho preso altri detersivi per la lavatrice, cioè detersivi per il bucato, ma un ammorbidente, e sono tornata a prendere il fabuloso di questa linea, delicatezza d'origine vegetale. La volta precedente avevo preso i fiori bianchi, stavolta fiori di lino. Sono curiosissima di provare anche questa versione, perché l'altra mi è piaciuta, e anche questa buonissima, questa mi piace anche di più.
E non vedo l'ora, ecco, di provarla anche sui capi. Comunque sono delle fragranze molto molto delicate. Io a Fabuloso non rinuncio mai. Poi una confezione di Home Circus, questa candeggina profumata è la candeggina classica, insomma, non deve mancare. Io la utilizzo spesso dentro il lavandino della cucina per andare a rimuovere eventuali macchie causate dai depositi di tè o di caffè. E per igienizzare, quindi ogni tanto ci sta. Qui dice profumo alpino, quindi dovrebbe essere anche abbastanza fresca la fragranza. Io non è che ami particolarmente l'odore di candeggina assoluta, quindi se è addizionata di qualche fragranza la preferisco. Poi, per la lavastoviglie ho terminato le mie scorte, quindi ho voluto approfittare di un'offerta su questo gel attivo per lavastoviglie di Aquam Multi Performance, azione totale già nei cicli brevi, riporta 30 lavaggi. Questo non l'ho mai provato e insomma fammi sapere se tu l'hai provato, cosa ne pensi, scambiamoci un po' di opinioni, così magari saprò cosa aspettarmi. Ad ogni modo lo proverò volentieri. E poi c'era in offerta anche il Fairy Platinum Gel All in One. Questo già l'ho provato, tra l'altro, e mi era piaciuto, 30 più 2 lavaggi, e quindi ecco, lo riutilizzerò volentieri. Poi uno spick span sgrassatore universale adatto a tutte le superfici, quindi anche ai capi, che io pretratto generalmente prima di mandare il lavaggio, il ciclo in lavatrice. Questo dice super efficace, sgrassa e smacchia ogni tipo di sporco ed è il classico al profumo di Marsiglia. E quindi ecco, lo proverò. Mi pare che fosse in offerta 1,39, era un buon prezzo per 750 ml di prodotto, per cui ho voluto prenderlo. E poi lui è una conferma Napisan, igiene profonda, spray igienizzante bagno, limone e menta. Mi piace tantissimo, lo utilizzo in estrema tranquillità, anche quando sono vestita, lo dico sempre perché io i detergenti a base di candeggina per il bagno li utilizzo quando comunque sono vestita da casa, però spesso mi trovo in velocità a dare, ecco, a fare una passata sui sanitari, già vestita, e con questo non rischio di macchiarmi ed ho comunque un'azione igienizzante. Per cui l'alterno volentieri alla candeggina spray. Poi ho preso due confezioni di sapone di Marsiglia Winnis. Questo l'avevo visto nel video di Masha, Masha Beauty, che saluto e ti ringrazio per avermelo rammentato. Io lo utilizzo per lavare i pennelli, per lavare anche le spugnette del make-up che uso per il make-up perché trovo che vengano più pulite, e anche per i dischetti riutilizzabili che sto adoperando per rimuovere il trucco sia dagli occhi che dal viso. Con questi, con il sapone di Marsiglia, viene tutto candido. E questi in particolare di questa marca non li ho provati, ma li proverò volentieri. E poi uno lo utilizzerò in questo senso, ma un sapone di Marsiglia fa sempre bene in casa anche per lavare due panni a mano alla vecchia maniera, cosa che non faccio peraltro quasi mai, però insomma, può sempre tornare utile. Poi una confezione di carta calla, queste veline tornano sempre molto comode, le tengo in bagno. Tra l'altro il packaging è fenomenale, mi piace tantissimo con questo rosa cipria un po' scuro, bellissimo, mi piace troppo. Quante sono? Non so se lo riporti, quante? Ma un'ottantina, in genere sono circa 80. Ma non trovo mai la dicitura quando la cerco, non so di preciso. Sì, sono 80, in realtà è scritto proprio qui dietro, 80 a 4 veli, e con questo insomma io mi trovo sempre bene, mi pare di averli pagati 99 centesimi. Poi guanti da cucina, io li ho presi per usarli in cucina, gli ultimi si sono bucati, per cui ecco, sono corsa ai ripari, anche se devo dire che non sono molto brava perché non li indosso così spesso, non amo molto lavare con i guanti, mi scivola tutto dalle mani, quindi devo fare molta molta attenzione.
Poi erano in offerta sia pellicola che alluminio e carta forno di tre marche diverse. Ho acquistato tutte e tre perché tra le scorte non ne avevo più, quindi pellicola Cookie 25 metri e poi Frio carta forno natural 20 fogli. Ecco, ho sbagliato perché sto leggendo adesso che è quella in fogli. Io in genere prendo il rotolo non pretagliato, però la utilizzerò comunque. E alluminio resistente Domopak, questi sono 16 metri, con questo mi trovo benissimo. Idem con questa pellicola che è molto molto resistente. Poi delle mollettine che mi ha indicato Matteo, io non le avevo viste, e sono 8 mollette per sacchetti, sono sempre con le mollette contate, e quindi ecco le ho riprese volentieri. Con queste chiudo i pacchi dei biscotti o i pacchi della pasta, quando non ho quelle proprio che chiudono in maniera ermetica, quindi tornano sempre utili in cucina. E poi per whisky ho acquistato questo osso extra grande col quale lui si diverte moltissimo. Whisky è il nostro cagnolone, abbiamo un Golden Retriever e questo è quello sgranocchia sempre molto allegramente e tiene in forma la dentatura. E poi Frozen 2 bolle di sapone, viste alla cassa dei bimbi, li ho accontentati, ma ancora non li hanno aperti perché io sono andata ieri da Tigotà, poi ho lasciato tutto nelle buste, quindi al momento l'hanno dimenticate, ma ecco, presto ci giocheranno. E poi passiamo alla cura della persona. Allora, tolgo tutto da questa bustina, ho tutto qui dentro, quello per la cura, i prodotti insomma per la cura della persona. Ho preso due confezioni, questa è la prima e l'altra è quella di Avilea Dischetti Biologici, con i quali ormai rimuovo praticamente solo lo smalto. Perché appunto mi sto abituando ad utilizzare i dischetti riutilizzabili, quelli lavabili, per cui al momento li utilizzerò in questo senso. Certo, quando poi mi troverò fuori casa per un weekend oppure in vacanza, porterò loro, ovviamente, anche per struccare occhi e viso. Però al momento, ecco, li sto utilizzando per rimuovere lo smalto. Poi una bella scorta di spazzolini. Che voglio assolutamente cambiare, non arrivo neanche ai 3 mesi consigliati perché comunque le setole si rovinano prima, quindi li cambiamo molto spesso. Ho preso la versione 3 anni più di pasta del Capitano, quindi dai 3 anni, è la versione baby. Con questa Matteo si trova molto bene, ha tra l'altro la ventosa, quindi sono molto comode anche da far aderire al lavandino. E devo dire che funziona come ventosa, non è una di quelle che dopo qualche utilizzo non funziona più. È molto carino anche come design, quindi l'ho voluto riprendere. Poi la versione 6 anni, sempre di pasta del Capitano, per Lavinia in verde acqua. Anche questa non ha la ventosa sotto, però ecco, con questi comunque quando capita di trovarli mi trovo molto bene. E poi di Dentask ho preso gli spazzolini per il resto della famiglia, tre versioni medie con le setole insomma di media durezza e una versione dura perché mio marito la preferisce così. Tutti i colori diversi in modo che li distinguiamo, quindi ecco li assortiremo in vario modo a seconda delle preferenze. E poi ho voluto prendere, sempre rimanendo sui denti, questi due dentifrici che per me sono un must have di Elmex, sia la versione Junior 6-12 anni che la Sensitive, questa mi pare che fosse anche in offerta, quindi costasse poco più di 3 euro e la riprendo sempre. Con questi dentifrici noi ci troviamo molto molto bene. E poi ho preso per me Tampax Compact perché era in offerta a 2,88 euro, questo lo ricordo bene. Sono 16 assorbenti interni, la versione regular. Allora, questi mi tornano comodi ovviamente
nelle situazioni di emergenza, quando appunto mi troverò magari al mare, oppure quando insomma ne ho proprio necessità. Generalmente non li utilizzo, però possono tornare comodi, per cui li voglio tenere in scorta. E poi avevo terminato i salvaslip e quindi i Laurella. Questi sono 20 ripiegati, con questi mi trovo sempre molto bene, molto delicati, nulla da dire. Inquadratura diversa, purtroppo la batteria è morta, l'ho messa un pochino in carica, quindi adesso vorrei terminare il video. Proseguiamo quindi. Allora, ho riacquistato Dermandé Pure Care del detergente termoliquido lenitivo con calendula e aloe vera. È quello che abbiamo attualmente in utilizzo. Mi piace moltissimo, sia la fragranza sia insomma proprio l'azione molto molto delicata ed efficace, per cui ecco, ho voluto riprenderlo. Questo è senza siliconi, paraffina e petrolati, e poi l'ho trovato in offerta a 2,99 euro per mezzo litro di prodotto. Poi ho voluto approfittare dell'offerta 1,69 € di shampoo e balsamo della linea ultra dolce di Garnier, ma io ho preso solamente due shampoo. Uno è l'ultra dolce shampoo effetto detox tè verde e 5 piante benefiche. Questo mi è piaciuto tantissimo per l'azione pulente, illuminante, veramente un bel prodotto. Mi va anche a ravvivare un po' i riflessi biondi, per cui ho deciso insomma di riacquistarlo e lo terrò in scorta. E poi della linea ultra dolce bambini, shampoo 2 in 1, quindi anche addolcente, però io vado comunque ad aggiungere del balsamo sui capelli di Lavinia per andare a districare bene i nodi. Questa è la versione ciliegia e mandorla dolce. Avevamo provato quella all'albicocca ed è buonissimo. Questa volta abbiamo voluto cambiare. Comunque questi sono sempre una garanzia. Tra l'altro sono formulati senza siliconi. Sì, sia questa versione per bambini che quella per adulti. Ma io quella per adulti, ad esempio la linea all'avena, la utilizzo tranquillamente sui miei bambini e mi trovo molto bene. Poi sempre uno shampoo, questa volta di Equilibra, mai provato, era a 1,99 euro, la versione alla camomilla illuminante per capelli chiari e biondi. L'ho pensato insomma sempre allo scopo di ravvivare i riflessi e per cui ecco, lo utilizzerò in questo senso. In estate è un prodotto carino, secondo me. Vedremo, se ecco, avrà effettivamente questo effetto illuminante. Poi, ho acquistato una bella scorta di deodoranti, c'erano in Nivea in offerta. L'ho ripreso anche per me perché il Neutromed ultimamente non faceva più tanto effetto su di me. Per cui sono tornata ai Nivea. Avevo provato a cambiare prendendo il Breeze, ma assolutamente no. Per cui su di me, ecco, vedo che il Nivea ancora funziona. Ne ho in utilizzo uno al momento, che è di una linea diversa e mi sta piacendo. Per cui questi li ho ripresi. Sono la linea Black and White Invisible. Una è la Original Rosa, la Fresh e la Ultimate Impact, questa arancione. Ma sono tutti ugualmente efficaci e piacciono tantissimo anche a mio marito. Poi un pacco di salviette struccanti, queste sono le mie preferite. Mi pare di averle trovate, non ricordo insomma bene il prezzo, ma mi pare che fossero in offerta e comunque ti riporterò sempre giù i prezzi. E queste sono molto efficaci ma molto delicate, non bruciano neanche sugli occhi, le ho provate anche sugli occhi e sono molto buone. Io le utilizzo principalmente per rimuovere gli swatches, però a volte è capitato in velocità che magari quelle 2 o 3 volte non mi andasse proprio di rimuovere bene tutto il trucco, insomma, con i miei soliti passaggi, la doppia detersione, eccetera. Quindi andavo con queste. Se avevo un trucco delicato sugli occhi, anche sugli occhi. Insomma, ho visto che sono comunque molto efficaci e delicate al tempo stesso. Quindi è sempre bene averle anche per questo eventuale utilizzo. Poi ho ripreso dei bastoncini d'arancio.
questi per spingere le cuticole, li ho quasi terminati e quindi ho voluto riprenderne una confezione, questi a 1,99 euro. Poi due prodotti dell'erboristica di Atenas che ho trovato in sconto e ho voluto quindi prendere, della linea Purisense, l'emulsione detergente viso dermopurificante, che è da, non ho detto i formati, comunque da 150 ml, e da 200 ml il tonico viso purificante. Non vedo l'ora di provarli. Per la detersione vario un pochino, sempre seguendo le esigenze della mia pelle. In estate comunque la mia pelle grassa è un pochino più impura, produce più sebo, e quindi questa linea, insomma, penso che potrà fare al caso mio e non vedo l'ora di provarla. Tra l'altro, il tonico è senza alcol, quindi è un plus. Appena l'ho visto, mi sono fiondata. Per quanto riguarda le maschere, ho fatto una bella scorta perché erano in promozione quelle di Garnier. Non ho trovato quella, la Hydra Bomb, quella lenitiva alla camomilla, però ho voluto riprendere due di queste al tè verde, acido ialuronico e siero idratante, che adoro letteralmente. Poi una maschera della linea Pure Charcoal, questa qui al carbone, acido ialuronico, tè nero e lipoidrossiacidi, questa anche mi è piaciuta tantissimo, ma ne ho parlato anche nei prodotti finiti. E poi quest'altra linea, Garnier Skin Active, questa è all'1% di vitamina C, antifatica, e questa è con la niacinamide, al 2% di niacinamide detox, e quindi le proverò volentieri. Quella all'anguria non mi è piaciuta, però ecco, voglio provare queste due e vedremo come mi troverò. Poi ho voluto prendere, vediamo se quelle viso le ho terminate, mi pare di sì. Ho voluto poi prendere due maschere per gli occhi. Una è la Garnier Skin Active Hydra Bomb, questa è all'arancia, riduce le borse anti-occhiaie, succo d'arancia, acido ialuronico. E poi quest'altra è rivitalizzante con acqua di cocco e acido ialuronico, effetto ghiaccio entrambe, mi pare. Sì. E quindi ecco, le riproverò perché le avevo provate in passato. Una tra le due non mi aveva convinto del tutto, però siccome non mi ricordo, voglio riprovarle. Poi un'altra maschera che mi piace tantissimo, l'argilla rosa, molto delicata. Questa dell'erboristica di Atenas, sempre della linea Purisense per pelli miste impure. È la purificante ed equilibrante. È cambiato il packaging, non so se sia cambiata anche la formulazione. Comunque la proverò. E poi ecco, ci riaggiorneremo. E ho preso anche questi patch contorno occhi che non prendevo da tanto tempo di Skin Station. Sono quelli illuminanti anti-age. Li ho riprovati ed hanno ecco, una bella azione lisciante. Sì, sono anche discretamente illuminanti, quindi sono carini anche prima di un evento, insomma, di una serata. Sono carini da applicare. E quindi li ho ripresi. Ho applicato su questi il 30% di sconto. A prezzo pieno venivano 3,99 euro. E poi Dulcis in fondo, per quanto riguarda il make-up, ho ripreso un temperino perché il mio era andato. Questo è quello classico, insomma, col foro classico per le matite occhi l'ho ripreso. L'ultimo prodotto che ti mostro è un prodotto di make-up che ero curiosa di provare da tempo. Allora, si tratta dell'Accord Parfait di L'Oreal, di questo correttore addizionato di acido ialuronico. È un correttore che ho utilizzato per la prima volta oggi, quindi ce l'ho indosso. E molto leggero, anche illuminante. La colorazione che io ho è la Ivory Beige, e tutto sommato va bene, anche se è un pochino giallognola, aranciata per i miei gusti.
Però con un po' di abbronzatura sarà anche meglio. Ad ogni modo ha funzionato bene anche perché non è molto saturo di colore, è abbastanza sottile e si fonde molto bene con la pelle, per cui ecco, si va ad amalgamare e non si notano stacchi o cose del genere. Al momento mi è piaciuto per l'effetto molto leggero che lascia. E lo alternerò molto volentieri all'anti-age, l'instant anti-age che utilizzo in questo periodo. Poi comunque ne riparleremo. Detto questo, ecco, io ho terminato di mostrarti tutti quanti i miei acquisti. Spero che il video ti sia stato utile. Se così fosse, lascia un pollice in su, iscriviti al canale ed attiva la campanella se non vuoi perderti nessuno dei miei prossimi contenuti. Sarei felicissima di ritrovarti qui nel mio prossimo video. Ti mando un abbraccio, un bacione, ciao!